Ad Usseglio il prossimo sarà ancora un fine settimana tutto dedicato agli amanti della cultura e del gusto, in occasione della mostra regionale della Toma di Lanzo, dedicata al formaggio a pasta cruda e a maturazione media ottenuto da latte intero o parzialmente scremato per affioramento e miscelato a latte appena munto. La manifestazione è stata inaugurata venerdì 12 luglio con l'ormai tradizionale taglio della forma di Toma Dop e con l'apertura degli stand enogastronomici. Erano presenti parlamentari, rappresentanti della Regione Piemonte, il vice sindaco della città metropolitana di Torino Marco Marocco, numerosi amministratori locali, cittadini usegliesi, turisti e produttori che espongono le loro eccellenze casearie e più in generale agroalimentari, locali, ma anche provenienti da altre province e regioni d'Italia. Città metropolitana nel svolgere la propria funzione non può perdere di vista un obiettivo importante, lo sviluppo di quei comuni, quelle amministrazioni che sono molto lontane dal capoluogo. Quindi la città metropolitana è a servizio di questi territori. Le città metropolitane hanno rivendicato un ruolo importante in questo ordinamento, in questo organizzarsi dello Stato, città metropolitane che chiedono anche un tavolo diretto col governo, quindi al pari delle regioni e quindi con la possibilità di interagire, di rappresentare maggiormente i territori proprio come questi, come le comunità montane, come le amministrazioni che sono molto lontane comunque da quello che è un centro politico, economico che invece si deve distribuire, si deve rendere più bilanciato. Nel terzo fine settimana di luglio ad Usseglio, bancarelle e stand proporranno prodotti tipici, inusuali ricette e sapori dimenticati. I formaggi DOP del Piemonte e i formaggi del paniere della provincia di Torino saranno in degustazione insieme ad altri prodotti caseari d'eccezione.